Opel Combo Life ha vinto il titolo di Best Bike Car of Europe 2019, votata da una giuria di 31 giornalisti europei. Anche noi abbiamo apprezzato le sue qualità. Salite a bordo con noi! Ciao amici di Auto Digest, oggi vi presento un veicolo molto particolare, la Opel Combo, un multispazio che nonostante sia un derivato di una vettura commerciale ha tutte le caratteristiche di un SUV. Oggi proviamo la versione più corta, ossia 5 posti, ma abbiamo anche la sua versione allungata a 7 posti. Il motore 1.5 turbo diesel ha ben 130 cavalli e 300 Nm di coppia. Ci sono anche altre varianti meno potenti, ma noi vogliamo il massimo. Anche se obiettivamente è un derivato di un veicolo commerciale, una volta entrati è tutta un'altra atmosfera. Sembra addirittura di essere in un'auto di lusso. Touchscreen 8 pollici, come vedete il volante multifunzione e diciamo che offre anche diverse altre cose molto interessanti. Ovviamente, essendo multispazio, si vede lo spazio internamente veramente tanto. E poi ha 28 vani portaoggetti. Qui. 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 Persino qui. E qui. Ha questo tettuccio panoramico e questa plafoniera che durante la sera si illumina e sembra proprio di essere in aereo. La porta scorrevole poi facilita l'ingresso nei sedili posteriori. In questa versione abbiamo un grande portellone che però in caso di parcheggio potrebbe risultare difficile aprirlo. Ma abbiamo una soluzione e voilà! Possiamo aprirla qua e introdurre gli oggetti. Guardate quanto è grande! Si può stare comodi comodi. Pensate se ribaltiamo anche i sedili posteriori. Su strada la Combo da 130 CV si muove in modo brillante e agile grazie alla coppia di 1.5 turbo diesel, ben coadiuvato dal cambio a 6 marce. Certo, occorre abituarsi al carattere del veicolo, derivato da un commerciale, quindi la tenuta di strada è particolare, sicura ma non certo da auto sportiva e di questo occorre tenere conto visto le prestazioni piuttosto brillanti. Il comfort a bordo è eccellente, sia per la buona insonorizzazione, sia per la seduta alta, sia per la comodità dei sedili e per lo spazio disponibile sia davanti sia dietro. Le sospensioni assorbono molto bene le asperità del fondo stradale ed è da sottolineare la possibilità di selezionare la modalità per affrontare i fondi più difficili come neve o fango. Buoni freni, ma se la vettura è a pieno carico occorre adeguarsi a più lunghi spazi di frenata. La vettura si muove quindi sempre con sicurezza e scioltezza, consumando sempre poco gasolio. Anche in autostrada il comfort è molto buono e si viaggia velocemente potendo superare anche, limiti legali permettendo, i 180 all'ora. Ottimi l'Adaptive Cruise Control e i Line Assist. Apprezzabile anche la qualità dell'impianto Hi-Fi con radio DAB e presa USB sulla console centrale, utile anche per la connessione con gli smartphone. In città si apprezza il raggio di sterzata ridotto che facilita le manovre nonché la telecamera grandangolare posteriore. Ottima la visibilità grazie all'ampia vetratura e alla posizione di guida alta. Ma ora, visto che si chiama Life, vediamola in qualche scena di vita spensierata. Legata ad uno scoglio, ti voglio, baby. Così quando mi sveglio col sorgere del dì, ti trovo che aspetti, legata a quello scoglio lì. Oh sì, 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 e fidarmi dei tuoi baci non posso, credi, perché se c'è la nebbia sparisci di per me. Per questo ti tengo legata ad uno scoglio così. Oh sì, 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 e forse sarà un po' scomodo, ma l'amore è anche sacrificio. Non ti ho portato al mare per lasciarti spacciucchiare dal giovane leone.
l'acqua vinicio legata ad uno scoglio. Mi piaci baby, è già passato luglio e siamo ancora qui. Io sembro che guardo, mi faccio un po' seccata, legata, legata a quello scoglio. Consumo? Sempre ridotto, guidando in modo brillante non si superano gli 8 litri per 100 km. Andando ad agio non è difficile fare 18 km con un litro. Davvero un'auto sfiziosa, ci è proprio piaciuta!